prestigiosa filarmonica Gioacchino Rossini, diretta dal maestro Donato Renzetti, si è esibita sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo, un grande evento di musica in città per celebrare così due feste importanti. È un'occasione, direi, imperdibile per la città, un gradino culturale nella musica che non sarà facile ripetere. Questo ci fa molto piacere presentarlo oggi per il compleanno della Fiera, per i 50 anni della Fiera e per la Festa della Repubblica. Abbiamo messo insieme queste due cose. Il concerto è particolarmente bello, è molto collaudato perché il maestro Renzetti è alcuni anni che sta facendo questo percorso Rossini in tour per celebrare quest'anno i 150 anni della morte. Quindi è un grande evento musicale. Arezzo non poteva permettersi di meno, la città della musica, la città che ha dato i natali a Guido d'Arezzo, e quindi l'abbiamo voluta celebrare in questa maniera. Ma questi due autori, mi piace sottolineare, Rossini e Mozart, cos'è che li accomuna? Li accomuna la melodia, ovviamente, ma declinata in maniera molto diversa. E c'è un filosofo che io amo particolarmente, che è Schopenhauer, che amava particolarmente Rossini e anche Mozart. Perché? Perché mettevano insieme fenomeno e numero, e quindi questa unione delle due parti della realtà per lui erano l'essenza della musica. E quindi viva Rossini, viva Mozart. Thank you.